Buonasera a tutti amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali, benvenuti sul mio canale ragazzi, ragazzi. Siamo tutti qua in attesa di sapere il nuovo nostro allenatore. Sembra fatta per tutti i giornali, per tutti i media, ormai l'arrivo di Fonseca, ma visto che non ha ancora firmato, nel mio piccolo spero che ci sia una sorpresa e non venga preso Fonseca. Poi sicuramente io non posso cambiare questa situazione come nessun altro che sia tifoso del Milan. Rimango molto deluso, sicuramente la delusione è tanta ragazzi, vedere Conte quasi fatta al Napoli, Thiago Motta alla Juve, Inzaghi ormai condottiero dopo il tricolore all'Inter. Sono molto rammaricato, molto triste. Sicuramente l'addio di Pioli, ok, ma mi aspettavo un salto di qualità. Per quelli che dicono rimpiangerete Pioli, certo, magari lo rimpiangeremo, perché è stato preso uno come lui. Se no, è molto difficile rimpiangere Pioli. Io ero per un Sarri, ero per un De Zerbi, ero per un Consensao. Erano questi i nomi che mi affascinavano e mi piacevano davvero tanto. Però la società ha deciso su Fonseca, almeno per quello che dicono i giornali, ripeto, non c'è nulla di ufficiale. Staremo a vedere quello che accadrà, ragazzi. Siamo tutti in suspense, siamo tutti sul chi va là. Vedremo questa società cosa ci regalerà, vedremo questa società cosa farà. Anche i nomi del mercato non sono il top dei top. Non so veramente cosa dire, non so veramente cosa dire. Attendiamo, aspettiamo e vediamo quello che succederà. Sicuramente la situazione non è bella ed è molto delicata. Vedremo ragazzi, vedremo, staremo a vedere. Auguro a tutti una buona serata, mi raccomando iscrivetevi al canale, clic, lasciate like e commenti sotto i video e attivate la campanellina per non perdere nessuna news. Ciao a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rosso-nero, sempre.